Oggi parliamo degli edifici. Nel paesaggio urbano, le case, palazzi, ville, castelli e altre varie costruzioni fanno parte importante del qualsiasi paese. Le finestre sono gli occhi delle case, perciò bisogna dargli la giusta attenzione. Le finestre possono aiutare a rendere la massa degli edifici interessante e, nello stesso modo, possono anche rovinarla se non sono disegnate correttamente. Proviamo ad affrontare il disegno di una finestra con le imposte aperte. Prepariamo il materiale da dipingere e cominciamo. Prima di tutto, noi dobbiamo decidere quanto grande sarà la finestra sul nostro foglio. Quindi mettiamo segni della altezza, che non sia né troppo grande né troppo piccola, circa così. Questa sarà l'altezza della nostra finestra. E adesso dobbiamo valutare le proporzioni, corrispondenza tra altezza e larghezza. E di qua prendiamo come misurino nostra matita e vediamo quante volte larghezza ci sta su altezza. Una volta e quasi mezza. Ora riportiamo questa nostra osservazione sul foglio. Mettiamo segni della larghezza. Ricordate che queste due linee vanno in restringimento, una va leggermente su e l'altra giù, e mettiamo segno di prova. Guardiamo se noi facciamo altezza così, quante volte ci sta una e un po' più corta, troppo lunga, quindi mettiamo un po' più, facciamo la finestra più larga, oppure potete fare più corta, circa così. Io faccio più grande per farvi vedere meglio. Quindi così abbiamo abbozzato le proporzioni. Larghezza ci sta su altezza, una volta in mezzo circa. E adesso, come vedete, la finestra ha la cornice esterna, dopo c'è lo spessore del muro e dopo telaio della finestra stessa. Ora proviamo a disegnarla. Come vedete, praticamente lo spessore insieme con la finestra formano una specie di scatola. Quindi noi prima dobbiamo disegnare una scatola. Questa è la parte esterna. Adesso dobbiamo disegnare la parte interna di questa scatola. Dobbiamo ripetere le linee di altezza e larghezza facendo lo spessore, praticamente viene come vedete una scatola. Eccola là, se siete più comodi a vederla così, potete vedere. Allora, la parte esterna, quella che noi vediamo, da fuori, eccoci qua, e questa è la parte interna. È venuta una scatola. Dopo, quella che non serve possiamo alleggerire. Togliamo questa parte a sinistra che non si vede. Ok, e adesso proviamo a disegnare il telaio della finestra, quindi queste linee dello spessore di telaio. Una,
e guardate, metà centro della finestra noi dobbiamo cercare misurando tutta larghezza della finestra, quindi questo spazio dobbiamo dividere a metà circa di qua. Per questo noi vediamo ad esempio questa è la parte a destra più grande rispetto di quale a sinistra, perché questa un pezzo di questa parte è nascosta dal nostro occhio, quindi questa sarà metà e di qua dobbiamo ingrandire, dare lo spessore al telaio. Cerchiamo di leggermente semplificare la forma. E adesso proviamo a disegnare la cornice esterna. Le linee praticamente ripetono le linee della finestra che abbiamo disegnato prima. E sono la cornice leggermente sporge. Dopo facciamo la linea dell'ombra dello spessore. Parte sotto un po' più larga, così. Ecco, e la base di finestra abbiamo fatto. Adesso dobbiamo posizionare le imposte. Mettiamo le imposte, anche queste hanno la forma di rettangolo messo in prospettiva. Quindi noi dobbiamo, prima cosa che dobbiamo mettere segni della altezza, quindi sono un po' più rispetto della cornice, quindi vanno sulla misura uguale misura della finestra, e guardate, ripetono questo andamento delle linee nel ristringimento, perché vanno in prospettiva e si ristringe questo rettangolo. E la misura larghezza dovrebbe arrivare circa a metà di finestra. Dopo dobbiamo fare lo spessore. L'altra a sinistra. Questa è più vicina a noi, la parte sinistra, quindi viene questo un po' più lungo, perché abbiamo detto che le linee vanno in ristringimento, quindi questa parte è più, noi vediamo più lunga le cerniere. Lo spessore, e poi noi vediamo queste tavolette di legno quali formano l'imposta. Poi vedete questo movimento delle stecche. Eccoci qua. E stesso lavoro facciamo a sinistra. Thank you.
dopo sul davanzale noi vediamo la massa dei fiori, quindi lasciamo spazio anche per fiori che decorano, rendono la finestra più carina. E facciamo questa, la massa di fiori. Alleggeriamo il disegno con un pane o con la gomma normale, ho disegnato sulla carta da acquarello, quindi è meglio alleggerire forse con gomma pane, tamponando così il disegno. Ripassiamo e adesso prendiamo colori ad acquarello e proviamo a colorare la nostra finestra.